Allora, la natura ci sorprende sempre. Oggi vi vogliamo raccontare la storia di Kina e Yuk, che sono due volpi polari, veramente bellissime e soprattutto molto innamorate. Però a causa dello scioglimento dei ghiacciai vengono divisi. Eccole adesso in una sequenza del film Kina e Yuk nella scoperta del mondo, che esce nelle sale il 7 marzo. Vediamo. Il furfantello che sembra essere caduto in un secchio di carbone è Yuk. E la bellezza bianca con il nasino rosa è Kina. È la loro storia che sto per raccontarvi. E la voce narrante di Kina e Yuk alla scoperta del mondo è Benedetta Rossi. Buongiorno, benvenuta. Ciao Daniela. A Uno Mattina, come stai? Bene, grazie dell'invito. Prego, prego. Allora, ti vediamo in una veste inedita, no? Sì. Di solito sei, come dire, in cucina a, insomma, fare le tue prelibatezze e invece in questo caso hai abbracciato veramente, come possiamo dire, delle tematiche molto, molto importanti. Quando mi è stato proposto sono rimasta a bocca aperta, ti confesso. Sì, vero, sì, non te l'aspettavi. Non me l'aspettavo, ma ho accettato subito proprio perché, come hai detto tu, sono tematiche molto attuali, importanti. Certo. E quindi prestare la mia voce per raccontare questa storia meravigliosa mi è sembrato una bellissima occasione per portare avanti anche i miei valori. Esatto, e quindi abbiamo visto questo video all'inizio, tu hai prestato la tua voce, no? per questo film, l'abbiamo detto, esce nelle sale il 7 marzo e qui ti vediamo all'opera nella sala di montaggio, vediamo un po' questo filmato. Questa è la storia di Kina e Yuk. Gli innamorati li troviamo ovunque nel mondo, anche qui, nell'Artico. All'inizio si gioca, si corre, ci si stuzzica a vicenda, si è soli al mondo, come lo sono coloro che si amano. E per le volpi artiche, l'amore dura tutta la vita. L'amore dura tutta la vita, sì, è vero? Si scelgono per la vita, è bello. Una cosa incredibile. Sono, no? Stupende queste volpi, veramente meravigliose. Ma cosa ti ha portato poi ad accettare, diciamo così, questo nuovo ruolo? La voglia di raccontare questa bellissima storia, soprattutto quello. Quindi mi sono messa in gioco sapendo di affrontare una cosa nuova per me. Fortunatamente sono stata affiancata da dei professionisti, insomma, che in qualche modo hanno saputo indirizzarmi, spero, nella giusta direzione, quindi di aver fatto un buon lavoro. Direi proprio di sì, da quello che abbiamo visto è stato molto molto bello e anche molto divertente, immagino, sì, per te. Sì, insomma, sì, è stato bello. Tu considera che ancora la notte spesso mi addormento nel letto e ho le immagini del film che mi tornano, queste volpi che mi sono proprio entrate dentro, la loro storia. Certo, perché comunque dovevi in qualche maniera appunto prestare la propria voce, quindi ci sta, insomma, ci sta tutto. Però appunto torniamo a Kina e Yuk. Allora, loro vengono separati a un certo punto per colpa, insomma, dello scioglimento degli ghiacciai. E quindi fanno dei percorsi, insomma, diversi. Diversi, ognuno andrà incontro a diverse avventure, anche difficili da superare. Ed è proprio lì la parte più bella del film, perché vediamo anche che gli animali si associano nell'aiutarsi. E quindi nasce magari l'amicizia di Kina con una cagna che l'aiuta. Sto spoilerando forse troppo, però insomma le sta vicino e quindi certo. È bello anche scoprire questo mondo che uno magari non immagina. Esatto, e poi diciamo che fa conoscere ai grandi e soprattutto anche ai piccini il meraviglioso mondo degli animali. Sì. Ma cos'è che ti ha stupito di più di questo lungo viaggio fra gli animali del Grande Nord? Ma innanzitutto la natura, perché uno magari se la vede raccontata, poi quando la vedi veramente dai loro occhi è molto più imponente, forte e maestosa, e quindi è un po' un modo di vedere come loro subiscono questo scioglimento degli ghiacci, questo cambiamento climatico, perché noi abbiamo sempre il nostro punto di vista, no? Quello umano, ma gli animali lo vivono lo stesso, lo vivono anche loro in un modo diverso, forse certo. Ancora più impattante, quindi questa cosa sicuramente... Magari impauriti. Impauriti, comunque, no? O comunque cambiano le loro abitudini, cambiano il loro modo di vivere
E in questo devono film resistere, che non è facile, esatto, no? Esatto, esatto. E quindi parlo vedere anche i bambini, no? Che sono molto sensibili agli animali, cioè sono molto più, diciamo, meno smaliziati, quindi entrano più in confidenza, più vicini al loro mondo, secondo me è una bella cosa. Ecco, però Benedetta, tu sei la regina del web, no? Sì. 20 milioni di fan sui social. Sì, come si diventa Benedetta Rossi? È una grande responsabilità. Sì. Sono molto felice perché, insomma, io quei numeri che tu hai detto non, per me non sono numeri ma sono persone, quindi sapere che ci sono tutte queste persone che apprezzano il mio lavoro e condividono con me le mie esperienze e la vita di tutti i giorni mi fa sentire molto supportata, aiutata e so di non essere mai sola ed è bellissimo. Ah, vedi, questo è bello. Questo è il, diciamo, i social sembrano lontani da noi, no? Perché in realtà tu non sei... Non è come essere io e te di fronte, certo, adesso, ma in realtà dietro quegli schermetti ci sono delle persone. Sì. E io sento tutto il loro affetto, e quindi questa è sicuramente la parte più bella di questa avventura. È molto bello. E per chi coltiva l'arte culinaria, insomma, tu sei molto più che un mito, diciamolo. Sono un'amica, una vicina di casa che magari ti aiuta e ti dà qualche spunto piuttosto che ti porta qualche soluzione. Questo e a proposito di soluzioni, no? Per esempio, non so, per ridurre il tempo di ammollo dei legumi, che dobbiamo fare? Ci dai, allora, un po' di chicche? Tante volte capita che... io qua non posso non farti queste domande. Capita che a volte magari uno la sera non pensa di mettere a bagno i legumi per cuocerli, sì, il giorno dopo, però vuoi cuocerli e allora basta semplicemente metterli in acqua in una ciotola di vetro e mettere la ciotola nel microonde per 10 minuti il massimo della potenza. Ah. E poi lasciarli raffreddare nell'acqua, sciacquarli e poi cuocerli. Questa è veramente una chicca molto interessante. Piccoli segreti, diciamo. E per quanto riguarda la salsa di pomodoro, i pomodori spesso sono un po' aciduli. Come si toglie quell'acidità? Allora, pomodori? Lì possiamo fare diverse cose. O aggiungere una puntina di bicarbonato, che annulla l'acidità. Oppure mettere una patata, come facevano le nostre nonne, per un pochettino addolcire. Ah, vedi, questo è anche molto interessante. E invece per sostituire le uova nei dolci, per chi allora, non mangia le uova? Io consiglio sempre di mettere o lo yogurt o la banana, mezza banana, per mezza banana. Sostituirla. Ecco, qui un uovo si può sostituire, qui ci sono insomma vari esempi, addirittura anche un vasetto di yogurt. Sì, lo yogurt, no? Sì. Quindi. Io ti ringrazio per essere stata con noi. Ricordiamo questo meraviglioso film che esce insomma nelle sale il 7 di marzo. Quindi grazie a Benedetta Rossi. Noi ti aspettiamo se tu vuoi tornare, insomma, ti aspettiamo molto volentieri. Grazie a Benedetta Rossi, grazie davvero. Grazie.